The continuous journey towards intellectual emancipation is the quest which the greatest of African heroes have murdered for us. Through the vibrant literary scenes found in the thoughts of prominent Pan-African authors, we glimpse the struggles, stories, trials, and the accomplishments of the African nations. These documented facts, as recorded in various works of literature, becoming themselves epics that have lost even the authors themselves as they are passed down from one generation to another in all its dignity and splendor. Through the works of the likes of Sheikh Anta Diop, Martin Luther King, Malcolm X, Kwame Nkrumah, Angela Davis, Fela and Ikulako Kuti, and host of others, bring us to a close encounter with the struggles of our ancestors as they recall the tales of colonialism, liberation, nationalism, tradition, displacement, and ruthlessness in Africa. In this series of lectures, we will explore and expose the proud heritage of these great sons and daughters of our continent, Mama Africa. Oggi è il 24 marzo, do un grande benvenuto a tutti quanti e a questa lezione conferenza. Come una mappa geografica, l'altra volta eravamo a Sudafrica, adesso stiamo per entrare dentro il paese, questo grande paese che si chiama Mama Ghana. E lì troveremo una figura ben conosciuta in tutta l'Africa, in tutto il mondo, che non è un altro che Kwame Nkrumah. Abbiamo anche l'onore di avere il nostro presentatore, Don Mutanga Lamark, che farà la presentazione per noi stasera. A te le parole, Don. Il microfono non funziona. Grazie mille. Ok. Allora, grazie. Penso che la voce passa. Mi sentite? Sì. Bravi. Allora, io devo prima ringraziare la team di Sankofa per l'iniziativa di condividere su Kwame Nkrumah. Adesso sto chiedendo per condividere lo schermo. Sto chiedendo per condividere lo schermo. Sì, Tony ti farà entrare subito. Allora, mentre si prepara tutto per iniziare, allora io l'idea mi è piaciuta molto, allora ho fatto praticamente un po' una sintesi di quello che il libro che mi ha dato Tony. I slide sembrano tanti, ma ci sono quelli in cui passerò veloce per cercare di rimanere nei 40 minuti e così si può avere uno scambio. Non so se passa già, vedete il mio schermo? Sì, si vede benissimo. Ok, allora, da me la proposta di parlare di Kwame è stata prima la possibilità per approfondire un po' il profilo di Nkrumah. E allora ho iniziato un po', presento un po' il commento del libro che ho presentato. Kwame Nkrumah, la mia presentazione presenterà un po' la persona, la sua esperienza come insegnante, la sua esperienza negli Stati Uniti alla Lincoln University e poi anche sempre negli Stati Uniti all'Università di Pennsylvania e anche un breve momento in Harlem prima di andare verso Londra. E poi il punto seguente sarà un po' un'idea su quello che è stato il quinto congresso del panafricanismo a Manchester
e poi un po' di Londra e poi l'esperienza nella Gold Coast. Io la chiamerò spesso la costa dell'oro, prima di chiamarla Ghana. Allora, prima di tutto, di Nkrumah mi è rimasto un po' nel libro la frase che ho messo in basso e l'ha usato come introduzione di una conferenza nella sua università parlando di tennis, Tennyson, una citazione che ha preso per dire adesso nel suo tempo c'erano tanti mondi, si capiva diversamente il mondo, ma c'erano anche tante cose da fare, ma lui si accorgeva che poco comunque era fatto, ma almeno rimaneva un po' nella sua mente l'idea che c'erano tante belle cose che poteva ancora creare e quello era un po' la fiamma che sosteneva la sua speranza. Allora, Nkrumah, la sua come persona, ha avuto in realtà una formazione più grande che ha durato 12 anni, 10 anni negli Stati Uniti e 2 anni nel UK, in Inghilterra, che lui definiva che erano degli anni di esilio perché erano praticamente anni tristi, di solitudine, di miseria, perché doveva lottare proprio per rimanere in vita e imparare, ma comunque quei anni sono stati per lui gli anni di maturazione, in cui lui ha imparato anche ad avere una filosofia della vita e anche una filosofia politica che ha accompagnato praticamente tutta la sua esistenza e anche il suo impegno. Nkrumah è nato a Krofol, nella zona di Nzima, nel gruppo del popolo Nzima, che si trova tra il fiume Ankora e Tano. I bianchi che sono arrivati, loro parlavano, quando dovevano parlare di Krofol, volevano chiamare Krofol a Polonia, perché sono, io non dico che hanno scoperto, perché sarà come se ci prendiamo in giro, sono arrivati in quella zona il giorno di Sant'Apollo e loro hanno voluto chiamarla Apollonia, ma invece è rimasto nel coro di Nkrumah e anche degli abitanti del Ghana di prima, della costa dell'oro, è rimasto proprio Krofol. Io ho presentato un po' la mappa per vedere un po' dove si trova Krofol, proprio nella parte che è vicino all'oceano, e lì si vede anche un po' la carta o la mappa del Ghana. Allora, Nkrumah ufficialmente sul certificato di battesimo è scritto che è nato il 21 settembre 1909, ma lui diceva che quella data serviva molto a lui per i documenti, per tutto quello che riguardava la burocrazia e l'amministrazione. Ma lui, quando è ritornato dopo nel suo paese, diceva che una volta si è recato proprio alla spiaggia. Allora, contemplava il resto di una nave britannica, il Bacchanal Cargo, che si era affondato proprio il 27 agosto del 1913. Allora, è lui da lì che è partito, ha cercato un po' di ricostruire, perché lui aveva sentito parlare di quella nave. E allora ha cercato un po' da quella nave l'idea che è venuto vedendo il resto di quella nave per ricostruire un po' la sua storia, e così lui stesso ha detto che è probabile che sia nato il 18 di settembre 1909, perché lui a quell'età, quando è arrivato quella nave, si ricordava e ha cercato un po' di cercare un po' per dire 3 anni prima. E poi era a metà settembre, e il sabato, come lui si chiama Kwame, e il nome che significa sabato, allora ha cercato per sapere qual è il sabato che era più vicino a metà settembre, e secondo lui è probabile che sia nato il 18 settembre. Nkrumah appartiene al popolo Akan del gruppo Zima, e quando è nato ha creato un po' di suspense, come si dice in italiano, perché è nato il giorno in cui c'era la sepoltura di uno dei suoi nonni, che era capo tribù,
E allora Krumah non ha reagito, non ha respirato per lungo. E sono andati prima anche a partecipare ai funerali. E poi le donne, le sagge donne della tribù, quando sono arrivato, ho fatto un po' tutte le pratiche che potevano per provocare la respirazione. E così Krumah ha potuto respirare. Io ho sottolineato questo perché nelle tradizioni africane noi non abbiamo soltanto delle cose che ci vengono da fuori per imparare a curare, imparare a fare respirare. Fanno parte di noi e loro hanno fatto senza avere il titolo di medicina e l'hanno praticamente, io posso dire, l'hanno richiamato alla vita. Allora, per loro era nella cultura degli Akan, di Nzima, è molto importante il giorno della nascita perché determina il nome. Allora, loro anche avevano nella tradizione, loro avevano proprio la cultura che una persona ha tre anime. La prima che si chiama Miga, che è legata alla madre, perché lega la tribù. La seconda che si chiama Ntoro, che lo lega al padre. E poi la terza, che allora l'okra, che è un po' come quello che nella cultura occidentale si dice l'anima platonica. Allora, da quel nome, dalla miga dipende anche, dipende un po' molto anche quello che diventerà alla fine il nome della persona. Così, per esempio, abbiamo nella cultura di Nzima di Akan, quelli che sono nati domenica, che sono chiamati questi, quelli che sono nati lunedì sono Kojo, e così Krumah, che si chiama Kwame, allora significa che è nato un sabato. Quello ha permesso a lui anche di fare il collegamento per dare la data probabile della sua nascita. Il suo padre è di... La madre e il padre appartengono allo stesso gruppo, Akan, ma dai gruppi un po' interni diversi. Il padre appartiene al gruppetto, se posso dire così, al clan di Asona, e la madre al clan di Anona, perché nella cultura di Krumah è di linea di consanguinità materna. Krumah, quando iniziava a crescere, quello che ha caratterizzato un po', ha marcato anche la sua esperienza dopo, è che in realtà voleva imparare molto, voleva studiare. Allora, quando la madre si è spostata dalla famiglia dove è nato, dal suo gruppo, per raggiungere il padre ha cercato di pagare la scuola e faceva fatica per pagare tutto. Krumah, come voleva, si è messo anche a lavorare per appoggiare il padre per pagare la sua scolarità. E poi ha incontrato nella sua esperienza un sacerdote tedesco che si chiama George Fischer, che è diventato alla fine un po' come il suo tutore, perché lo ha appoggiato molto. E dall'incontro con il sacerdote tedesco, Krumah è diventato cattolico. E anche la madre è diventata. Ma soltanto che lui diceva che crescendo è diventato non cattolico, ma è diventato praticamente un credente che non aveva un legame diretto con una confessione religiosa specifica. E così allora preferiva definirsi come un socialista di tendenza marxista e non un credente. Allora, dopo 8 anni di studio elementare, Krumah, come si impegnava molto, l'hanno preso praticamente come istruttore allievo. Significa che lui imparava, ma poteva dare anche una mano come insegnante, insegnando ad altri. E così è diventato nel 1926 istruttore nella scuola normale pubblica di Accra. E a quel momento è morto anche il suo padre. E un evento ancora un po' più speciale in quel momento sarà l'inaugurazione della Prince of Wales College a Chimota, dove lui avrà la possibilità di incontrare il dottore Kwegir Agrey, che era il vice direttore e il primo africano che è stato assunto nel suo paese come docente. Allora, lui Krumah, quando lo vedeva, diceva che
l'ha marcato molto perché era un oratore grande e dal suo intervento ha fatto nascere praticamente il filo nazionalista di Nkrumah. Quell'uomo lì, Dr. Kweguir, era molto orgoglioso di essere nero e era ostile praticamente a tutte le forme di segregazione razziale. E quello ha fatto anche che, per esempio, lui, il dottore Kweguir non accettava il principio di Marcus Garvey, che diceva che bisognava lasciare l'Africa agli africani, perché lui diceva che no, era meglio creare delle condizioni di vita che potevano permettere e ai neri e ai bianchi di lavorare insieme, favorire una cooperazione tra i bianchi e i neri. E quello lì era un po' l'idea principale dell'intervento anche del dottore Kweguir. Ma Nkrumah non condivideva, perché il dottore Kweguir diceva che, vedete, anche su un pianoforte ci sono dei tocchi neri e dei tocchi bianchi. Una persona può fare una melodia soltanto con i tocchi neri. Uno può anche fare una melodia soltanto con i tocchi bianchi. Ma per fare una melodia armoniosa bisogna combinare i neri e i bianchi. L'idea un po' della cooperazione per lui tra i bianchi. Ma allora Nkrumah lui reagiva subito per dire che sì, un'armonia di quel tipo non poteva esistere in realtà. Poteva esistere soltanto se i bianchi e i neri potevano avere gli stessi diritti, se avevano la stessa dignità. Ma se ci sono quelli che sono alti, altri bassi, non può funzionare. Allora, Nkrumah allora dichiarava che per lui, per reagire un po' al dottore Kweguir, che apprezzava, che ha suscitato anche in lui, ha fatto nascere in lui il senso del nazionalismo, lui diceva che solo un popolo libero e indipendente, un popolo che ha la gestione delle sue faccende, dei suoi affari, può dichiararsi uguale ad un altro. E quello lo può fare a tutti i punti di vista, nella cultura, nella sua identità e in tutto quello che ha. Ma se un popolo non è libero, è praticamente impossibile. Allora, nel 1928, Nkrumah, con l'esperienza che farà lì nella scuola pubblica dove insegnava, sarà assunto nella scuola normale e poi integrata. La scuola normale dove lavorava lui sarà integrata nella Prince of Wales College. E così lui si è ritrovato praticamente anche insegnante in quella scuola lì di prestigio che è stata costruita nella sua zona. Allora, lui si impegnerà molto a studiare il latino e le altre matematiche. E poi lui appoggiava un po' gli altri a imparare, lui faceva un po' come docente di appoggio ai studenti che volevano approfondire la psicologia pedagogica e così aiutava quelli della scuola secondaria. Ma in quel momento, mentre lui stava studiando, si stava anche preparando per la London Immatriculation, che era il test che uno doveva fare per avere la possibilità di andare a studiare in Londra o in UK. Allora, e così quando sarà il terzo anno nella scuola lì, lui avrà un gusto proprio per lanciarsi nel teatro. E lì nel teatro dove si lancerà, imparerà un po' l'arte teatrale. E poi inizieranno anche un'associazione, perché lui ha creato tante associazioni Nkrumah. Quello lì mi sembra che era un po' anche la sua forza. Hanno fatto nascere un po' un'associazione che chiamavano la Società degli Amici di Agrei, perché quel dottore che aveva marcato lui, dopo ha viaggiato negli Stati Uniti, ma appena arrivato è morto. Allora, per ricordarlo, loro hanno creato quella società che chiamava la Società degli Amici di Agrei per rinforzare le basi loro nell'eloquenza e nella capacità di parlare.
E quell'associazione loro la chiamavano come un'associazione per i dibattiti e le conferenze. Allora, quello permetteva loro di discutere, di creare dei momenti in cui potevano discutere. Ma Krumah, lui, quello che è un po' originale, perché lui, quando si creava un dibattito, valutava un po' per vedere qual è il gruppo o qual è l'argomento più debole. Allora lui sceglieva di andare nell'argomento più debole per permettere di appoggiare e sostenere. Allora in quello lì non era soltanto uno scherzo, imparava, si dotava anche un po' di strumenti per saper argomentare e saper resistere anche in un dibattito. E così nel 1930 conclude l'esperienza a Chimota e poi lì piano piano nell'esperienza che lui ha fatto lì, che era anche una scuola di tipo di tendenza cattolica, iniziava piano piano a prendere un po' la distanza con la Chiesa cattolica. Ma soltanto che i responsabili, vedendo le capacità che lui aveva, l'avevano comunque, nonostante il fatto che lui si allontanava, l'avevano comunque nominato come responsabile del dormitorio. E poi l'hanno anche assunto come docente o insegnante in una scuola cattolica. E poi lui ha finito per creare, quando è arrivato nella scuola cattolica, ha creato una seconda associazione, l'associazione degli insegnanti, per fare arrivare in realtà le doleanze o le difficoltà degli insegnanti alle autorità, perché quella capacità di creare associazione lo accompagnerà sempre. E nel 1930 lui diventa direttore di una scuola cattolica, Axim. Allora vedete un po' quello che è un po' strano. Lui di mente voleva allontanarsi, ma i cattolici invece, vedendo le sue capacità di organizzazione, l'hanno preso prima come insegnante e poi è diventato anche direttore. E da quel momento ha iniziato allora la società letteraria di Nsima per promuovere la cultura del suo gruppo o della sua propria cultura, la cultura della sua famiglia. E da lì ha incontrato anche Mr. Wood, che era segretario del Congresso Nazionale dell'Africa Occidentale. Lì lui dal rapporto l'ha interessato anche un po' alla politica, e poi l'hanno assunto dalla scuola di Axim, l'hanno assunto anche per insegnare al seminario cattolico. E ha mancato, lui diceva che ha mancato di poco perché lui si facesse anche gesuita. Lui che voleva allontanarsi è ritornato alla scuola e ha mancato anche di poco per farsi gesuita. Allora, Krumah è stato segnato anche da un articolo scritto da Namdi Azikwe dalla Nigeria, che è stato pubblicato nella African Morning Post. Quella Azikwe era proprio un nazionalista, ha studiato negli Stati Uniti, e allora lui ha portato un po' il bagaglio culturale che ha portato, iniziava già un po' a creare un po' la tendenza neonazionalista. E allora una pubblicazione sua ha segnato molto Krumah. In quel momento l'articolo di Azikwe e anche gli articoli di Wallace Johnson dalla Sierra Leone, che aveva creato lui la Lega dei Giovani e che ha fatto un po' delle strutture per appoggiare i giovani. Quelle due immagini, il neonazionalista e colui che appoggiava i giovani, diventeranno un po' anche loro i modelli per Krumah. Ma i due, l'articolo che avevano scritto, che parlava un po' criticava l'invasione dell'Italia in Etiopia, sono stati imprigionati. E allora l'articolo aveva come titolo: è vero che Dio considera l'africano? E allora hanno scritto un po' questo.
L'europeo ha un Dio che rappresenta dappertutto nelle sue chiese in Africa, come se l'europeo porta il suo Dio in Africa. Un Dio che dice: voi potenti, indebolite i deboli. Voi europei civilizzati, civilizzate gli africani barbari con i fucili. Voi europei cristiani, battezzate gli africani pagani con le bombe e il gas tossico. L'europeo domina tutti gli altri popoli usando la sua religione. Una legge di seduzione contro l'africano, perché metteva delle leggi che tirava tutto il profitto verso gli europei e non verso gli africani, e portava colui che faceva problema, lo faceva partire dal paese, lo mandava in esilio. E lui, tutto il sistema economico portava i soldi soltanto agli europei e non guardava gli interessi degli africani. Allora, Nkrumah, quando ha valutato quell'articolo di Azikiwe e di Johnson, lui ha detto che è vero che al riguardo della legge britannica sembrava si poteva dire una sedizione, ma quell'articolo in vero era un tentativo per svegliare il nazionalismo del popolo del paese. E allora, dopo, Nkrumah ha iniziato allora da quel momento lì, dalla scuola cattolica dove era, anche da direttore, faceva anche metteva a parte dei soldi per preparare il suo viaggio, e così organizzerà allora il suo viaggio che parte da Lagos, Axim, Takoradi, e da Takoradi prenderà allora la nave che lo porterà a Liverpool. E da lì, lui, prima di andare, allora la mamma lo faceva vedere che lui in realtà, se rimaneva, poteva diventare lui il capo, perché lui apparteneva alla discendenza del re Aduku Adaye, e allora aveva la possibilità di diventare capo tribù anche in due zone, a Saehum, nella zona di Wassau, e anche a Awin, nel secondo gruppo. Ma comunque lui ha preferito, come voleva, aveva già un progetto in cui voleva rinforzarsi prima lui stesso per venire a difendere il suo popolo, ha rifiutato anche quello lì per partire. E allora, prima di andare a Azikiwe, dirà a lui di non dimenticare di avere fiducia in Dio, perché Dio lo appoggerà, e poi di avere fiducia anche in lui stesso. Allora, da quel momento, quando lui arriva a Londra, allora vede allora la pubblica un articolo che parlava dell'arrivo di Mussolini in Etiopia. E allora lui ha fatto allora un po', vedendo i britannici che incontrava, allora diceva che i britannici di Londra sembravano un po' diversi dei britannici di Gold Coast. Quello mi faceva sorridere, perché anche in Francia una volta un confratello diceva: allora, perché i marocchini e gli algeriani che abbiamo qua creano sempre confusione? Allora uno rispondeva, dice: ah, perché quei buoni sono rimasti nel paese, quei cattivi sono venuti da voi. Allora è un po' come diceva anche Nkrumah, per dire, no, si accorgeva che quelli cattivi erano proprio in Africa, invece quelli che erano a Londra erano diversi. Allora Nkrumah, viaggiando, ha incontrato un giovane britannico che era lui credente, che si chiamava George Grant. Hanno creato un po' una relazione amicale durante il viaggio, e anche quell'amico che, quando sono arrivati, che lo appoggerà per presentarlo alla Divinity School, perché lui apparteneva alla chiesa abissinia di New York, e lui portava Nkrumah lì. Nkrumah ha ripreso ancora un po' l'interesse per la teologia, e ha preso allora la sua iscrizione alla Lincoln University di New York, che è stato fondato in 1854,
è stato creato da un pastore e la sua moglie che volevano quella università per permettere ad accogliere gli africani che vivono negli Stati Uniti e anche gli americani neri, perché nelle altre università non li accoglievano. Ma quello che è strano un po' è che Kuma è arrivato lì soltanto come tutto quello che aveva era 40 livre sterling, il suo certificato come istruttore e la lettera di appoggio. Allora, quando ha parlato lì per chiedere di iscriverlo e presentando quei soldi, ha spiegato che no, si impegnerà per pagare il resto. Lui stesso dice che anche il direttore ha sorriso perché sicuramente aveva già sentito delle persone che hanno detto prendici e poi pagheremo e poi non hanno mai pagato. Ma lui invece ha visto e poi è stato ammesso provvisoriamente, ma sapendo che se lavorava bene doveva avere una borsa, un po' quel sentimento che aveva per imparare molto, ha imparato e ha guadagnato nello stesso anno già la borsa dell'università e quella borsa che ha appoggiato allora tutta la sua formazione. E poi lì è entrato direttamente in un'associazione che si chiamava Phi Beta Sigma di Lincoln, era un po' come un'associazione culturale dei studenti. Lui entrando, lui diceva che è entrato lì per formarsi, per essere capace di servire l'umanità. Era un po' il principio di quell'associazione lì. Allora, Krumah ha sviluppato ancora l'interesse suo per l'eloquenza, la capacità di parlare, elaborare discorsi e presentare discorsi in modo corretto. E lui stesso ha detto che in quel momento ha raggiunto anche la massoneria, perché era un po' sempre un po' deluso, un po' dall'idea della fede e tutto. Allora cercava un po' qualcosa che poteva proporre delle cose pratiche e lui si è appoggiato un po' in quello lì. Così nel 1939 è riuscito ad avere il suo Bachelor of Art in Scienze Economiche e Sociologica e poi è stato anche assunto grazie al professore Johnson, professore di teologia e filosofia, è stato aggiunto come maestro aggiunto di conferenza nell'università a quel momento dove ha finito. E poi lui si è interessato allora molto alla filosofia, sicuramente dall'amicizia o dalla relazione che aveva con il professore che l'ha invitato. Allora, Krumah ha fatto allora ha sviluppato un po' quella capacità che gli africani o gli studenti neri devono appoggiarsi molto, devono sapere molto, avere un po' una base forte in diritto. Allora lui diceva diritto e filosofia. Allora lui diceva se il diritto, la medicina e le lettere erano l'ossatura delle scienze, la filosofia ne è lo spirito. Perché la filosofia deve appoggiare tutto quello lì per sostenere un po' la riflessione che deve appoggiare tutto quello lì. E è stato da dove è stato preso, allora come è stato ammesso anche nel seminario teologico della Lincoln. E poi ha proseguito, allora ha fatto vedere un po' la sua capacità. È stato preso nel seminario teologico della Lincoln, ma ha preso un'iscrizione nella filosofia in Pennsylvania, dove voleva necessariamente avere il titolo di Master of Art. Allora combinava gli studi in due università. E poi è riuscito ad avere allora la licenza in teologia, ha avuto il titolo come maestro delle scienze, e poi in realtà ha avuto anche una conoscenza molto forte. Quando ho detto insegnante di diritto, non era diritto, no, de jure,
come aveva le conoscenze in quello, poteva anche essere maestro e insegnante di greco e di filosofia. E poi in quel momento ha appoggiato, allora rinforzando la sua base della storia dei neri. Allora è diventato professore di filosofia sociale e poi l'hanno anche nominato in quell'anno lì professore dell'anno dell'università, perché nel suo corso La storia dei neri è riuscito ad avere, ad attirare tanti studenti, la sua aula era sempre piena. Era il corso più dinamica e per quello è stato nominato professore dell'anno dalla Lincolnian, che è il magazzino dell'Università di Lincoln. E poi ha iniziato il suo percorso di dottorato in filosofia all'Università di Pennsylvania, ma non ha scritto la sua tesi perché aveva a quel momento una situazione un po' molto difficile. Quando faceva un po' la Lincoln e la Pennsylvania, doveva anche vivere. Allora si è fatto registrare come lavoratore nell'azienda di costruzione delle navi, la San di Chester. Allora lui doveva lavorare da mezzanotte alle 8 del mattino. E allora quello non ha permesso a lui in realtà di poter seguire anche i due studi che stava facendo. E in quello lì, come lavorava di notte, ha preso anche la polmonite. E la polmonite che ha fatto in realtà bloccare un po' il percorso dottorale. Allora è ritornato allora a Filadelfia, dove si è fatto assumere come marinaio in una nave che facevano poi i viaggi da New York a Veracruz in Messico. È stato assunto come uno che doveva servire a tavola e poi si sono accorti subito che non aveva l'abilità per fare quel tipo di lavori, e allora è stato rimesso a lavorare, a pulire i piatti. E quello comunque ha permesso a lui di avere un po' dei soldi che hanno permesso a lui di vivere. Negli Stati Uniti l'unico momento in cui ha fatto un'esperienza di razzismo era a Baltimore in un ristorante, ma se no anche tutti i movimenti che faceva non aveva comunque conosciuto un'esperienza di razzismo. Allora, come lui ha quel carisma di creare associazioni, allora ha creato ancora anche lì una nuova associazione che metteva insieme gli studenti africani degli Stati Uniti e del Canada. E allora Ako Ajay e Jones Carter lanceranno una rivista che si chiamava African Interpreter per sostenere e appoggiare un po' lo spirito nazionalista degli africani che sono sul continente. Ma quando hanno fatto quello lì, lui ha avuto un po' due reazioni opposte, una che è venuta dalla Nigeria e un'altra che è venuta dalla costa dell'oro, del suo proprio paese, perché loro dicevano che non era il momento di parlare di nazionalismo in quel momento. Era anticipato, era pericolosissimo parlare, di dare l'idea dell'unità dell'Africa, di nazionalismo, era sbagliato. E allora lui, Krumah, ha risposto un po' dicendo: è vero che un paese può aspirare all'indipendenza e anche a essere proprio una nazione, ma senza, in Africa per lui sembrava impossibile senza l'appoggio di un movimento panafricanista, che un movimento che doveva appoggiare la liberazione di tutto il continente per permettere che l'africano o tutti i popoli che hanno radici in Africa possono avere la libertà. E se tutti i popoli potevano avere la libertà e l'uguaglianza, allora quello poteva appoggiare in realtà tutte le idee di nazionalismo. Allora lui subito è stato attirato da due correnti di pensiero che si sono creati. La prima corrente era quella di Howard e Fraser dalla sociologia, che dicevano che i neri dell'America si sono completamente staccati dall'Africa, non sono africani.
hanno quasi dimenticato di esserlo. Invece c'era anche una seconda tendenza corrente di Erkowitz, che era invece antropologo della Western University, lui che diceva che no, invece gli afroamericani culturalmente non sono mai stati staccati, sono africani dentro. E quella lì che è stata la corrente che seguirà praticamente Krumah. Allora, lui dagli Stati Uniti ha preso piano piano, parlando un po', prendendo quella tendenza di andare un po' a riflettere sul nazionalismo, ha preso il tempo di incontrare praticamente i delegati di tutti i partiti americani. Ha incontrato i repubblicani, i democratici, i comunisti, e ha anche incontrato gli amici di Trotsky. Trotsky è uno che ha sostenuto praticamente la rivoluzione in Russia. E lui ha parlato con dei delegati di tutti i partiti, come uno che vuole un po' capire cosa è l'ideologia e fare una sintesi che lui può assumere e poi applicare in un altro contesto. E allora da lì ha imparato, si è legato molto a Trotsky, perché da Trotsky ha imparato come fare funzionare un movimento clandestino, un movimento che da fuori disturberà un po' il potere nel paese. E allora da quello lì lui ha imparato quei contatti con i partiti, ha imparato un po' le tecniche di organizzazione, come organizzare un partito, come strutturarlo. E allora tutto quello lì per lui era per lottare contro tutte le questioni legate al colonialismo, e lui si è convinto che per ben lottare devi avere prima una buona organizzazione, e per avere una buona organizzazione bisogna imparare, conoscere, discutere, parlare, vedere come fanno gli altri per imparare quello che tu farai dopo. E allora lui ha letto molto Hegel, ha letto molto Marx, ha letto molto Engels, Lenin e Mazzini. E allora quello che ha ritenuto un po' come le basi della sua, del suo pensiero è stato Marx e Lenin, con la filosofia che risolve un po' il problema che a quel momento c'era in Africa, per togliere un potere forte che vi soggiuga, e Marx e Lenin che hanno mostrato a lui come fare. Ha imparato anche da Marcus Garvey, dalla Giamaica, tramite filosofia e opinione, perché Marcus Garvey che appoggiava l'idea che bisogna avere l'Africa per gli africani. E lui ha lanciato due idee, Africa per gli africani, Africa gli africani, e anche il movimento del ritorno in Africa, per andare a ricostruire e rimettere l'Africa nella sua dignità. Lui non ha avuto la possibilità di incontrare Garvey perché era stato portato in Inghilterra e è morto lì, ma ha seguito le sue idee. La sintesi di tutto questo percorso delle idee politiche pubblicate è un po' questa qua. La sintesi, se lui doveva fare la sintesi un po' del patrimonio o dell'acquisto politico, allora lui voleva impegnarsi per lottare contro lo sfruttamento economico e politico, lottare contro le potenze imperialisti, perché le potere, secondo lui, le potenze imperialisti hanno bisogno delle ricchezze delle colonie e hanno anche bisogno di una mano d'opera che non costa molto per alimentare l'industria europea. E così eliminano tutto quello che gli africani possono intraprendere a livello economico. Portano, lui è duro comunque nel linguaggio, perché dice, portano quello che è superfluo da loro e lo portano da noi come, e loro ce lo portano come dono, e lo portano con l'idea che lo portano per promuovere i nostri popoli. E allora loro trovano sempre delle forme, possono cambiare dei nomi, ma l'idea rimane sempre la stessa. Tutto quello che mettono le possono chiamare A, B, C, D, qualsiasi nome, ma l'idea finale è sempre di approfittare dell'Africa, sfruttare l'Africa.
E allora l'Africa ha bisogno di liberarsi di tutte quelle pratiche. Allora la politica di colonizzazione le cerca, secondo lui, di mantenere il popolo del paese senza progresso e senza e nella dipendenza economica. Impongono un controllo rigido che fa in modo che anche le ricchezze del paese non approfitta al popolo del territorio, ma approfitta soltanto ai capitali loro. E così riducono anche gli africani in schiavitù economica e nella degradazione. E allora per quello gli africani si devono liberare. E allora lui ha visto delle forme diverse, come ho detto, a livello politico, economico, amministrativo, tutto per mantenere soltanto lo statu quo. E per quello lui si muove allora verso un movimento di liberazione nazionale delle colonie africane. Diventa un po' l'idea che lo abita in quel momento. Allora lui diceva, lui negare, e questa qua è una frase di Nkrumah, negare con forza l'idea che i paesi europei possono mantenere su tutela i paesi africani fino a quando diventeranno capaci di gestire da solo. Lui diceva che è sbagliata, perché a quel momento l'idea era di dire: come voi non siete capaci, noi rimaniamo per aiutarvi. Allora lui ha detto: no, no, non è possibile, noi ci dobbiamo prendere in carico noi stessi, prendere la nostra responsabilità. Nel 1945 parte per New York e poi per Londra. A Londra, dove abiterà, rimarrà dopo 10 anni negli Stati Uniti, è rimasto 2 anni e mezzo a Londra. E è stato Akua Jay che lo ha aiutato, della African Interpreter, e così ha abitato in quella strada lì, via Berkeley, e non ha voluto abitare l'albergo dell'Unione dei Studenti dell'Africa Occidentale, perché quando ha visto come sono gestiti lì gli studenti, allora lui sembrava che se va lì perderà il suo tempo. E così è rimasto allora in Inghilterra da 45 a 47. Allora, pensava concludere la sua tesi di filosofia. Così si è scritto nella Grace Inn, e poi ha avuto l'incontro con il professore Lasky, che si era proposto per accompagnarlo, e poi ha preso anche l'iscrizione nella University College, dove aveva anche trovato praticamente l'argomento della sua tesi, perché voleva lavorare sul positivismo logico, e aveva anche il professore Ayer e il professore Lasky, che l'ha incontrato, motivato a venire lì nell'università, ma chi lo doveva guidare è il professore Ayer. Ma lì a Londra anche Nkrumah si è inserito in tanti movimenti degli studenti. Allora è entrato nell'Associazione degli Studenti dell'Africa, che era nel collegio dove non ha voluto andare ad abitare, ma appena che lui è entrato ha creato subito l'Unione degli Studenti. E quell'Unione degli Studenti doveva allora appoggiare un po', migliorare le condizioni di vita degli studenti. E allora loro, quando si doveva informare su come vivevano gli studenti, e facevano allora delle rivendicazioni scritte che mandavano al rettorato per fare cambiare. E da lì lui ha appoggiato anche, ha incoraggiato molto gli studenti africani a fare il diritto, perché bisognava capire un po' cosa dice il diritto britannico. Conoscendo cosa dice il diritto britannico, allora lui ha ancora quella idea della lotta positiva nella mente. E allora Nkrumah ha fatto con l'Unione degli Studenti, hanno fatto anche delle richieste, delle petizioni che hanno mandato al ministro delle colonie per chiedere di fare cambiare la situazione nei loro paesi, perché gli studenti avevano le notizie dalle loro famiglie. E poi, dopo 3 mesi, Nkrumah con George Padmore, che è dall'Antille,
e con Makonnen e Peter Abrams. E aspettiamo un attimo, forse c'è qualche problema. Ok, è tornato. Bisogna attivare il suo microfono. Si è tagliato la mia. Bentornato. Grazie. E allora il quinto congresso giustamente riuscirà a trovare l'unanimità, mettere insieme tutti gli africani sulla dottrina del socialismo africano, basata sulle strategie positive senza violenza e l'approvazione dei principi di diritto universali umani. Loro hanno detto, li hanno analizzati. E hanno detto che possono difendere anche gli africani e allora li approviamo. Allora hanno incoraggiato anche gli africani a creare dei partiti, partiti politici, sindacati e cooperative. E poi hanno fatto una dichiarazione in cui hanno dato la determinazione dei popoli africani a liberarsi. Hanno condannato il monopolio europeo a livello economico. Hanno incoraggiato la democrazia economica nel senso che le potenze europee devono inserire anche gli africani nel commercio, non soltanto loro. E poi hanno fatto prendere la consapevolezza e la responsabilità per quello che riguarda un po' la questione dell'imperialismo. E in quello lì, quel quinto congresso è stato riconosciuto come il più profondo, si dice che ha portato tanti frutti perché c'erano tante delegazioni da tanti paesi dell'Africa, i delegati dei sindacati, degli agricoltori, delle cooperative, dei studenti e anche le delegazioni dei neri di altri continenti. E poi hanno approvato allora l'ideologia del nazionalismo africano che si appoggiava sull'idea di Garvey, Africa agli africani. Allora il quinto congresso ha approvato allora come ideologia il nazionalismo africano, che appoggiava allora la rivolta del nazionalismo contro il colonialismo, il razzismo e l'imperialismo. E la filosofia che la doveva appoggiare e la filosofia marxista. E allora quel congresso ha superato i quattro di prima che si appoggiava sul garveismo, nel senso che Garvey prendeva la possibilità di presentare i nazionalisti africani, cosa facevano loro. Ma questo qua faceva di tutti gli africani che veniva degli africani per vedere come diventare nazionalisti. Non c'era da guardare ancora i modelli, ma come diventarlo noi stessi. E poi in margine al congresso è iniziato tre iniziative. Makonnen e Jomo Kenyatta, che avevano partecipato, decidono di rimanere a Manchester. Padmore, Abrams e Nkrumah tornano a Londra e poi esce Nico Wallace Johnson, loro lanciano l'idea di creare un congresso panafricano, ma in Africa occidentale.
e da quel gruppo che deve creare, Krumah è stato nominato anche segretario. Allora, così il gruppo di Krumah lancia una rivista che si chiama l'Africano Sveglio, e il gruppo di lanceranno ancora con gli studenti africani un altro che si chiama Il Nuovo Africano, ma che cadrà dopo poco tempo. E invece Makonnen e Kenyatta, che sono rimasti a Manchester, lanciano un'altra rivista che si chiama Panafrica. Allora, la conferenza degli africani dell'Ovest, che è partito da lì, Krumah ha preso allora la possibilità di andare ad incontrare gli africani che erano in Francia, e da lì che hanno parlato della conferenza degli africani dei territori francesi dell'Africa. Mi ha stupito, io non sapevo perché le Suru, Leopold Senghor, non è signora, Senghor, devo correggere, Lamine Gay, Oufuette Boigny, erano loro erano nell'Assemblea Nazionale in Francia. E allora, quando Krumah è arrivato, ha trovato che erano lì. Allora lui non riusciva a capire come, essendo nella struttura in Francia, si poteva difendere gli interessi lì. E allora ha parlato, li ha invitato comunque anche alla conferenza degli africani dell'Africa Ovest che si è tenuto in Londra. Allora, creeranno allora l'Associazione dei Lavoratori Neri della Grande Bretagna per appoggiare gli africani che lavorano. E poi, a causa anche delle esigenze dell'impegno sociopolitico che ha preso, vedete che anche il dottorato che doveva fare non poteva portarlo avanti perché si è impegnato in tante cose. Allora, dopo questi qua, quelli che sono ritornati hanno lottato molto, insistito perché Krumah possa arrivare in costa dell'oro per appoggiare un po' l'associazione lì. E prima non voleva, e soltanto quando ha insistito molto dottore Danka che ha accettato di andare, di lasciare Londra e di tornare. E così con Kojo Bozio hanno fatto il viaggio per andare in Ghana, Costa dell'Oro. Ma Krumah, quando già vedendo un po' tutto quello che è riuscito a organizzare in Londra, il potere già britannico aveva paura di lui. E così quando è arrivato doveva andare, è stato bloccato al porto perché avevano già dato la sua identità, perché era già ricercato, ma il poliziotto che l'ha accolto ha visto l'identità, ma l'ha preso un po' di nascosto, l'ha tirato accanto per farlo scappare. E così che ha potuto entrare, perché era organizzato, sapevano che veniva e lo volevano arrestare già lì, e così è riuscito ad andare. Ha avuto la possibilità di incontrare anche la mamma. Allora, qua vi ho fatto vedere un po' quello che era un po' il territorio della Gold Coast. C'era una zona che si chiamava il territorio del nord, la zona di Ashanti, la Gold Coast nel sud, ma c'era anche la Transvolta, che era chiamato la Togo britannico, che si trovava tra il lago Volta e l'attuale Togo. Erano le tre zone della Gold Coast. Qua ho messo un po' quelli George Padmore, che Peter Abraham, Kojo Bozio che l'ha appoggiato, Ras Makonnen, Jomo Kenyatta, Akuna Wallace, ho messo anche Marcus Garvey. Marcus Garvey non era nel quinto congresso, ma lui l'ha ispirato molto. E allora lì in Gold Coast, Krumah si è unito con i sei, e che chiamavano i Big Six. Quel nome è apparso la prima volta nella lettera del governatore per condannarli dopo una manifestazione, perché loro avevano creato il Partito Unito, la Convenzione Unita della Costa dell'Oro.
e così anche sotto loro li consideravano praticamente come un po' quelli che hanno fatto nascere anche l'idea dell'indipendenza. E ancora la stessa immagine. E allora da lì ha fatto anche un po' Krumah, pensava fare un po' tanti escale per incoraggiare tutti i popoli della costa prima di arrivare in Gold Coast. E così non ha potuto perché era un passeggero normale, ma dove si è fermato la nave alla costa scendeva sempre, andava a partecipare a degli incontri e poi è ritornato. Così è arrivato anche in paese dove ha potuto incontrare la mamma. A quel momento già iniziava un po' già i movimenti di liberazione in Cina, Birmania, India, Palestina e Africa occidentale. Erano un po' quello che era d'attualità in quel momento. In superficie la Gold Coast sembrava essere la colonia modella, ma non sapevano quello che si passava sotto, perché è la Gold Coast che è diventata un po' come l'avanguardia della rigenerazione e della rinascita africana. Ma soltanto che quando Krumah è arrivato con quelli che l'avevano invitato a tornare, piano piano si sentivano già un po' che gli intellettuali dell'Africa cominciavano piano piano a prendere un po' di distanza dal governo coloniale. E Krumah, quando è arrivato, quello è diventato ancora molto forte. E lì ho messo Gugisberg e Sir Alan Burns, erano dei governatori che potevano confermare quelle tensioni che salivano sempre contro la colonia, contro il potere britannico. Allora, Burns è riuscito a creare una costituzione che non ha fatto l'unanimità, perché lui nella sua costituzione ha fatto inserire un po' i capotribù nell'organizzazione politica, ma non è stato accolto molto bene perché, a parte il fatto che ha fatto entrare i capi tribù, tutte le decisioni sono i britannici che li prendevano e quel potere non ha cambiato niente praticamente della situazione del popolo. E Krumah ha detto che bisognava avere una costituzione che poteva garantire con tutti i mezzi legittimi. E no, l'idea anche di creare, lui ha appoggiato con i suoi amici l'idea di creare la Convenzione della Costa dell'Oro, che voleva garantire a tutti, usando tutti i mezzi legittimi e costituzionali, la trasmissione del potere della corona britannica al popolo. E quello è stato il più grande peccato che, come ha detto, ha creato un po' arrivando. Allora, c'era l'incontro di Salt Pond, che in cui ha potuto apparire la prima volta, perché non sapevano che era lì, ma non era mai apparso. Allora, in quel momento l'hanno nominato come segretario, e come segretario allora lui ha fatto lo sforzo per avere un ufficio e organizzare, creare un po' il coordinamento di tutti i gruppi nel paese, rinforzare, creare i filiali del partito o dell'agenzia o dell'associazione dappertutto e creare allora manifestazioni frequenti per fare sentire che noi vogliamo avere la libertà. E allora ha organizzare un'assemblea costitutiva del popolo in cui tutti potevano partecipare per fare sentire un po' già la loro voce. E allora a quella assemblea il territorio del nord, a quell'assemblea il territorio del nord è la zona centrale di Ashanti e la zona anche della Togoland, quella parte tra il lago e l'attuale Congo, Togo, sono arrivati per partecipare. Ma allora, da quel momento si sentiva anche un po', ho detto prima, un po' un sentimento di ribellione degli nativi contro gli europei. Quello è stato allora, l'occasione è stata una campagna di boicottaggio dei prodotti europei lanciato da un capotribù, Nika Buenabone, che quando lui ha lanciato quel momento,
la gente ha iniziato un po' a reagire contro il potere europeo. E poi lui ha fatto allora il primo discorso, ha creato un po' una coincidenza, nel senso che mentre si faceva il boicottaggio, lui ha fatto il discorso. E allora dal discorso, vedendo come ha reagito proprio il popolo, lui si è accorto che allora bisognava iniziare già i processi per l'indipendenza. Allora, da quel momento c'era, vedete, un po' tre momenti, tre eventi. Il discorso per la convenzione, il boicottaggio dei prodotti europei, e c'era anche una manifestazione pacifica dei ex combattenti. E allora, da quello lì ha creato una confusione nel mercato, e quello ha provocato che Krumah e tutti i capi della convenzione sono stati arrestati e incarcerati. E allora da lì, per paura, non li hanno mantenuto in un posto. Li facevano partire da un posto all'altro perché avevano paura della rivelazione del popolo. E allora è arrivata una commissione d'inchiesta dall'Inghilterra, seguendo, applicando il diritto, il capo di quel gruppo che aveva sentito Krumah, Mr. Watson, ha dichiarato, ha trovato che quello che è stato fatto non contraddiva niente la legge britannica, e così Krumah è stato liberato. Allora, da quello lì, i cinque hanno organizzato Krumah. L'unica cosa che potevano metterlo in difficoltà era che lui nei suoi documenti parlava già dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste dell'Africa Occidentale. Ma quel Watson ha trovato che no, era uno che parla troppo, non c'era pericolo comunque. E lì inizia un po' anche un po' la separazione, un po' la difficoltà tra quelli che avevano invitato Krumah a ritornare nel paese, che si accorgono che lui diventa sempre più famoso e mette sempre la convenzione su una strada un po' che la mette in difficoltà, perché erano in prigione. E allora loro trovano un po' una ragione. In una discussione che facevano nella convenzione, l'hanno rimproverato di aver creato la Ghana College e di aver lanciato anche un movimento dei giovani senza l'appoggio del comitato. E da quello lì Krumah si è accorto che no, lui aveva l'appoggio dei giovani e del popolo, ma i capi dell'associazione non erano con lui. E da lì che è nato l'idea di creare il partito CPP, CPP, Convention People's Party, e che diventerà allora il partito di Krumah. Allora quel partito doveva sostenere, iniziare un po' l'idea dell'azione positiva per fare cambiare il regno britannico, il regno coloniale. In quello lì Krumah, quello che è diventato un po' anche come la base della sua, il socialismo africano, era di fare senza violenza, ma usare tutti i mezzi legittimi e garantito dalla Costituzione. E per quello che appoggiava quelli che dovevano fare un po' il diritto. E dopo questo qua, la confusione che si è creata, hanno fatto creare una nuova, dall'azione, quando Krumah ha lanciato l'idea dell'azione positiva, hanno creato una commissione per valutare quello che voleva fare concretamente. E quello ha portato a fare un'assemblea che ha iniziato un po' già a fare un po' cambiare un po' le cose. Hanno modificato un po' la Costituzione, una Costituzione che è venuta un po' dall'idea della Commissione Cusei, ma che non ha risposto, non ha preso in niente le considerazioni del popolo. E allora Krumah ha organizzato un'assemblea rappresentativa in cui l'UGCC, il suo partito di prima, e l'Associazione della Difesa dei Diritti dei Nativi e il Consiglio Territoriali non avevano partecipato. Allora lui inizia un po' anche a staccarsi sempre di più. Ma invece Krumah avrà l'appoggio dei giornali, Evening News, Daily Mail e Morning Telegraph.
E allora da quel momento hanno arrestato i capi del CPP e i siriani, libanesi, britannici hanno creato un po' confusione. Come loro avevano pagato le conseguenze di quel boicottaggio dei prodotti europei, loro hanno approfittato per attaccarsi agli africani. E così allora inizia un po' da lì la confusione che si crea. Tutti i capi del comitato di CPP saranno imprigionati. E lì inizia allora un po' l'idea di creare quella nuova costituzione. Nkrumah ha mantenuto comunque l'idea di partecipare anche, essendo in prigione, di proporre la sua candidatura. E così è stato eletto essendo prigioniero. In prigione. E da lì, quando lui Nkrumah ha vinto praticamente le elezioni, come si può dire, l'hanno fatto uscire dalla prigione, lui ha fatto un po' iniziato l'idea di cambiare un po' la Costituzione, perché la Costituzione non lo permetteva di lavorare. Lui non era primo ministro, ma era un tipo di capo del governo. Capo delle azioni del governo. Ha visto già la reazione un po' dei capo tribù che non condividevano l'idea sua, che lo volevano bloccare, ma comunque da quell'esperienza che ha fatto ha potuto comunque già iniziare un po' delle strutture, delle infrastrutture che approfittava anche al popolo. E da quel momento lui ha visto che la grande difficoltà era legata alla Costituzione. Riceverà il titolo anche di dottore in diritto dalla Lincoln University, andrà in Francia, e così inizia un po' tutto il percorso. Nel 51 lo approvano come primo ministro, e poi da lì una Costituzione che doveva servire il paese a mantenere il contatto utile con l'Inghilterra. E allora lui ha fatto già, inserito già un po' una provocazione all'Inghilterra, perché parlava già dello Stato indipendente di Ghana, che manteneva comunque come capo di Stato la regina Elisabetta. Era per provocare, per vedere un po' come reagiranno. Allora i candidati dei membri dei CPP creano allora, si crea allora anche un secondo partito. Partito, perché vedete un po', c'era soltanto il partito di Nkrumah, si crea un secondo partito, il partito dei popoli del nord, che era un po' contro Nkrumah, e così faranno cacciare tutti i capi, tutti i membri del CPP della zona centrale di Ashanti. E poi pensano allora alle organizzazioni generali ancora nel 1954, in cui, nonostante il fatto che c'è un partito nel nord, il partito di Nkrumah riuscirà a prendere i voti anche lì, alcuni voti. E allora da lì inizia allora la prospettiva di un governo CPP. Lui, per rispondere un po', creerà un po' quel nuovo governo, risponderà un po' alle preoccupazioni del popolo, farà alzare il prezzo del cacao per appoggiare il commercio dei nativi. Ma quello lì sarà usato anche contro di lui, dal Movimento di Liberazione Nazionale e del Consiglio a Saint-Eman, che erano del centro. E così si scatterà di nuovo ancora la violenza contro i membri del CPP, che saranno cacciati anche dal Ashanti. Allora lì entrerà anche una seconda, vedete la difficoltà di unità contro la regione centrale di Ashanti. Entrerà ancora la difficoltà con la questione del Togo, Togoland, quella zona che c'era tra il lago Volta e il Togo paese, che io qua per far capire ho messo Togo francese. Allora, come lui anche scrive, allora dice, allora l'unica, quel Togoland e Togo francese erano un protettorato tedesco. E dopo la sconfitta della Germania nella guerra, i francesi e i britannici hanno preso quel protettorato tedesco,
una parte è stato messo sotto la Francia e una parte sotto l'Inghilterra. Allora lui appoggerà un po', metterà Krumah nella sua furbizia, ha creato un po' l'idea di dire come c'era confusione tra Francia e Inghilterra. Lui è andato a dire: noi Ghana, Gold Coast, noi vogliamo l'indipendenza. Se anche voi Togoland volete l'indipendenza, venite con noi. E così quelli di Togoland hanno deciso di attaccarsi alla Gold Coast per diventare insieme indipendente e Gold Coast, e così rimane un po' la questione del Togo francese. Allora, hanno organizzato allora le ultime elezioni in cui non volevano che Krumah andasse a presentarsi a Kumasi per fare il discorso. Quelli che sono andati hanno fatto il discorso senza di lui, ma la gente non era soddisfatta, perché per la gente il CPP è Krumah. Se Krumah è lì, c'è il CPP. E se lui non c'è, non, è come se il CPP non c'è neanche. Allora, quello lì ha fatto vedere un po' anche il legame che si era creato intanto con lui, tra lui e il popolo. Sto andando verso la fine. E così il 6 marzo 57 si dichiara l'indipendenza della Gold Coast, che diventa allora Ghana, e allora lui si sposa, perché fino adesso non si era mai sposato, anche se ho visto che aveva avuto comunque un figlio prima di sposarsi. Ha preso una egiziana, Fatia Rizk, e poi nel 60 il Ghana diventa Repubblica, rimanendo nel Commonwealth, e Krumah diventa allora, da primo ministro che era con la regina come capo, diventa lui anche il primo presidente. Qua avete l'immagine dell'indipendenza in alto, con la moglie in basso, con Martin Luther King in alto, con Fidel Castro in centro e con Muhammad Ali in basso. Un po' di cronologia: 6 marzo indipendenza, nel 53 il sesto congresso panafricano, nel 59 il sesto, e poi lui diventa il primo presidente. Inizia già nel 63 l'idea della carta per l'unità dell'Africa, e la CIA lo dichiarava come il nemico numero uno in Africa, perché faceva bloccare tutti i progetti degli Stati Uniti. E così nel 66 ha avuto un colpo mentre era in viaggio in Vietnam, e ho visto in un documento che Krumah, il colpo di Stato è stato motivato molto dal fatto che lui ha creato un partito unico dopo. E allora quel partito unico, per tanti dicevano che contraddice un po' l'idea che aveva prima. E così è stato allora accolto in Guinea da Sekou Touré come in esilio, e è morto il 27 aprile 1972 a Bucarest. Questo qua è un po' gli elementi che ho preso, il libro che mi ha dato Tony, Autobiografie. Ho letto un po' l'integrazione, se non Kwame Krumah, di Sosa, e anche un po' un'idea una tesi sul panafricanismo di Kader Sdabire. Io non ho toccato molto tutti gli aspetti che lo lega all'Unione Africana o l'esperienza come presidente, perché voleva presentare un po' il profilo della persona, come si è impegnato e come ha impostato anche tutta la sua politica. Grazie mille, Don Mutangala Mark, per questa presentazione. So che abbiamo preso tanto tempo per questo. È un Krumah. Non si può parlare di un Krumah, cioè in 30 minuti oppure in 40 minuti. Però sappiamo che Krumah è qualcuno che proprio ha portato tante cose, no, per quanto riguarda la liberazione dell'Africa, il nazionalismo, Africa per l'Africa, di Gavè e tutto questo, no? Cioè la sua idea e tutte queste cose. Quindi
non parlare troppo, le persone sono già con questa presentazione, sono già. Quindi andiamo immediatamente alle domande oppure i chiarimenti, no, che vogliamo fare. E così possiamo cominciare la discussione. Grazie mille per la presentazione, Don Mutangala. Scusate, sono stato lungo. Sì, le persone, alcune dicono che hanno bisogno di ulteriori informazioni, quindi si può chiedere adesso. Se chiedo la parola, è di Dio, Sosa. Ok, vai. Ecco, grazie padre per la presentazione, no? È stata una bella presentazione e ci ha aiutato tanto a poter entrare, no, e conoscere meglio questa figura di Nkrumah, no? E lo sappiamo tutti che è un grande, grandissimo, quindi anche in 2 ore non si può dire tutto quello che ha fatto, no? No, no. Ecco, e vorrei, se mi piacerebbe tanto, no, ascoltare qualcosa su questo discorso dell'integrazione panafricanista, cioè dell'integrazione dell'Africa, no? E come lui ha lavorato proprio per l'Unione Africana, no? E ecco, quello che abbiamo oggi come Unione Africana, diciamo che è lui che ha iniziato, no? E in questo momento a lavorare. Ma purtroppo questo non è andato avanti con le sue idee, perché ecco, c'erano anche tante divisioni, c'erano anche tante diverse, diciamo, filosofie, no? dell'integrazione africana. Ma lui è stato molto bravo, no? A identificare già in questo momento che ecco, non abbiamo bisogno di europeani, neanche degli altri, per poter sviluppare, per poter riuscire a sviluppare il nostro continente, e che abbiamo tutti nei nostri paesi, e che la richiesta proprio, no, di tutto il mondo, ecco, abbiamo già tutto quello che dobbiamo avere per poter sviluppare questo. E ha fatto proprio, ha fatto l'elenco, no, di tutte queste richieste che abbiamo avuto, che abbiamo come richieste che potevano aiutare, no, questi paesi a poter sviluppare. Solo che in questo momento c'erano alcuni che, ecco, non condividevano troppo le sue idee su questa integrazione, e purtroppo non è andato così bene. Io, ecco, era un contributo personale, ma mi piacerebbe tanto, no, che approfondiamo questo discorso dell'integrazione, perché ci aiuta, no, a capire anche a essere consapevoli, no, di tutte queste richieste che abbiamo, no, nel nostro paese. E poi l'altra cosa anche, no, il suo mandato come presidente, come è andato, e la fine, non so, sì, almeno alcune cose, no, che si può aiutare a capire in questo senso. Io sono stato un po' preso un po' anche dal tempo, un po' la brevità del tempo. A me, un po' dopo, preparando questo intervento, mi sono accorto che in realtà l'idea che aveva è quello che spiega anche un po' il cambiamento della filosofia anche dell'Unione Africana dopo, era il fatto che Nkrumah, la particolarità che aveva è che lui amava veramente l'Africa, e si è fatto anche un po' delle convinzioni che lo permetteva a lui di avere un progetto in cui non vince uno, ma vinciamo insieme. Ma soltanto che allora da quel momento anche già vedi un po'
tutta la generazione dei presidenti che abbiamo avuto dopo l'indipendenza sono stati dei presidenti che hanno sottolineato anche molto la loro identità personale. E in quello lì, sottolineando quella identità personale, hanno fatto perdere un po' quella idea d'insieme. Perché lui, l'idea è quello di dire, se uno, lui un po' nel senso di dire, se un paese si libera da solo, gli altri rimangono non liberi, anche quel paese libero non andrà avanti. Ma vedi, per esempio, adesso abbiamo anche delle situazioni in cui anche dei paesi, due paesi dello stesso continente, si creano delle tensioni tra paesi, tante difficoltà. Allora, per me è che per riuscire a mettere proprio in pratica o recuperare, bisogna almeno sostenere un po' prima quell'amore del continente e farsi veramente anche quella convinzione che noi le capacità ne abbiamo. E se guardi soltanto anche tutti gli africani che studiano, hanno delle cattedre, significa che le teste ce ne sono, ma soltanto che dobbiamo allora riuscire. A me la base sarà prima quel collegamento con il continente, amare veramente prima il continente e poi tutto quello che noi abbiamo imparato da fuori lo mettiamo al servizio di. Krumah nel suo mandato come presidente ha appoggiato molto tanti paesi a arrivare all'indipendenza. C'è uno che faceva anche vedere che c'erano dei problemi in Ghana, ma Krumah prendeva dei soldi anche del paese per appoggiare un altro paese che doveva fare un passo in più. E quel capacità di saper appoggiarci e fare insieme per me è quello che deve essere la base anche del ripensamento dell'Unione Africana. Grazie. Sì, anche io vorrei aggiungere qualcosa rapidamente. Innanzitutto ringrazio Don Marc-Marie. Il lavoro non è stato facile perché effettivamente è una figura poliedrica come in Krumah, quindi non è facile proprio presentare questa figura in 45 minuti. Io innanzitutto alcune risonanze. Mi colpisce la preoccupazione costante che Kwame Nkrumah ha avuto per le associazioni, i gruppi, cioè immobilitare le persone intorno a delle idee, a delle cause. Questa è una prima cosa che mi colpisce molto. E insieme a questa attenzione alle associazioni c'è anche la preoccupazione per l'organizzazione, avere la scienza dell'organizzazione, non fare le cose, ecco, in modo superficiale. Formarsi, e organizzarsi, organizzare le persone, e portare avanti dei progetti ben pensati. Mi colpisce anche la sua predilezione per la pubblicazione, le pubblicazioni. Ha fondato tanti giornali. Gli ultimi giornali che tu hai citato, il Daily Mail, il Money Telegraph, tutti questi giornali sono stati creati da lui. Quindi aveva, quando è tornato nel suo paese, ha creato tre giornali, senza parlare delle riviste che aveva creato quando era ancora giovane studente e così via. Quindi anche questo mi sembra molto importante, no? Oggi stiamo perdendo un po' questa fiamma della pubblicazione delle idee, no? Ovviamente oggi ci sono, c'è Facebook, c'è, quindi la gente, i giovani scrivono così delle cose, ma non delle cose veramente ben pensate. Delle cose, diciamo, pubblicate nell'ambito di una rivista ben strutturata e così via. Questo, stiamo prendendo un po' questa cultura. Per quanto riguarda
l'ideologia, la questione ideologica. Kwame Nkrumah è colui che ha ridato vita al panafricanismo di Gavè. Il panafricanismo di Gavè è su tanti punti. Innanzitutto un panafricanismo delle masse e non dell'elite. Perché all'inizio il panafricanismo era un po' una cosa elitista. Anche i Big Six di cui tu hai parlato, no? Anche loro sono un po' in questo panafricanismo, un po' in questo nazionalismo elitista. Siamo noi, l'elite, a dover guidare il popolo e così via. Mentre, ed è stato anche uno dei punti di divergenza di Kwame Nkrumah con loro, perché Kwame Nkrumah insisteva su proprio la partecipazione del popolo e non una cosa dell'elite. Quindi ha promosso molto questo panafricanismo. E poi c'è stato anche un passaggio dal marxismo proprio al panafricanismo come linea ideologica, perché ovviamente all'inizio quelli che si dicevano anche panafricanisti erano molto influenzati dalla teoria marxista. Poi uno di loro, in particolare George Padmore, che dopo le sue delusioni con il marxismo, perché era un marxista convinto e così via, è solo che i russi gli hanno fatto vedere di tutti i colori, anche se tutti parlavano, ecco, del marxismo, del comunismo e così via. E quindi George Padmore ha fatto un'esperienza molto brutta con l'internazionale russa e così via, l'internazionale come si chiama? Il termine mi sfugge. Comunque, dopo le sue delusioni con il marxismo, è tornato al panafricanismo e ha scritto addirittura un libro, Panafricanismo, Comunismo o Panafricanismo. E in questo libro, George Padmore, che era il consigliere, uno dei consiglieri di Kwame Nkrumah, ecco, George Padmore ha fatto l'opzione chiara per il panafricanismo, quindi il panafricanismo come linea ideologica. Cosa farà ancora Kwame Nkrumah riguardo alla linea ideologica? Ha capito che un conto è il panafricanismo come idea, come filosofia politica di unificazione del continente, ma che mancava il panafricanismo qualcosa altro, cioè una ideologia di conscientizzazione del popolo. E allora ha creato una ideologia, una filosofia teorica che dovrebbe essere l'anima del panafricanismo e che ha chiamato il coscientismo. Il coscientismo. Magari l'anno prossimo si potrebbe studiare questo suo testo, è un piccolo volume. Ecco. E diceva che il coscientismo deve raggiungere due finalità. La prima finalità è la rivoluzione intellettuale popolare e la seconda finalità è la rivoluzione sociale e politica. E diceva, inutile pensare a una rivoluzione sociale e politica senza la rivoluzione intellettuale popolare. E ecco, quindi il coscientismo come anima del panafricanismo. E nel 1963, quando il Negus etiope Haile Selassie ha convocato tutti i capi di stati dell'Africa e tutti i nazionalisti africani a Addis Abeba per lanciare l'organizzazione dell'unità africana, c'erano due linee, due gruppi opposti. Da una parte c'era la linea di Kwame Nkrumah che difendeva l'ideologia, la politica di un'unione federale. Quindi e proprio per quella conferenza Kwame Nkrumah aveva scritto un libro un po' prima della conferenza di Addis Abeba, il suo famoso libro Africa Must Unite. Ha scritto proprio il libro per quella conferenza perché voleva convincere gli altri nazionalisti che erano ancora un po' timidi e quindi diceva dobbiamo andare subito allo Stato federale continentale e aggiungeva che se non si va subito al federalismo, l'Africa ricadrà nel neocolonialismo. Quindi aveva un'idea chiara di questa cosa, no? E quindi per lui il problema non era semplicemente l'indipendenza, ma subito dopo l'indipendenza andare all'unificazione continentale. Ecco, un po'. Purtroppo a Addis Abeba l'altro gruppo ha preso il sopravvento, perché erano più numerosi,
Allora hanno cominciato a dire, ma noi non possiamo andare subito al federalismo, cominciamo prima con una politica di cooperazione tra di noi e di cooperazione tra i gruppi regionali e così via. Poi magari in domani si potrebbe arrivare al federalismo. E è così che l'opzione sbagliata è stata fatta e finora facciamo fatica a uscire da questa opzione e dopo 50 anni ci accorgiamo che era veramente l'opzione sbagliata. Se avessimo preso l'opzione del gruppo di Kwame Nkrumah, non saremmo più probabilmente nello stato in cui siamo. Poi l'ultima cosa, vi do la parola, il rapporto di Kwame Nkrumah alla diaspora ha coltivato molto i rapporti con la diaspora africana, no? Ho parlato di George Padmore, ma c'era anche Makonnen di cui si è parlato tanto, Makonnen che era della Guyana e che ha preso un nome etiope, no? Proprio per affermare anche il suo panafricanismo, le sue radici africane. Ecco, quindi Makonnen, Peter Abraham, Martin Luther King era presente il giorno della proclamazione dell'indipendenza del Ghana. Ne parla nella sua autobiografia, non Pascal ha presentato l'autobiografia di Martin Luther King, no? Martin Luther King parla di quella notte della proclamazione proprio con emozione, con, ecco. E poi Du Bois che difendeva la linea, era contro Marcus Garvey, ha fatto tutto, ha collaborato all'espulsione di Marcus Garvey dagli Stati Uniti. Lo stesso Du Bois, che era contro il progetto di Marcus Garvey del Back to Africa, ecco, cosa farà Kwame Nkrumah dopo essere stato eletto presidente? Accoglierà a Accra Du Bois, che lottava proprio contro il Back to Africa. Vedete un po' l'ironia della storia, no? Ecco. Quindi Du Bois morirà a Accra e la sua tomba è ancora lì finora. Ecco. Poi ha accolto tanti altri, no, della diaspora. Ecco. Quindi veramente è un personaggio importante da riscoprire, da presentare, da promuovere ecco, nei nostri gruppi di discussione. Sì. Grazie. Quello è vero, quello che dice Don Venosa, e io quello che volevo sottolineare anche un po' parlando di soltanto molto più del percorso di formazione è che noi siamo qua adesso in formazione, perché noi in realtà siamo tra le quelle generazioni che dobbiamo un po', perché a me mi sembra che ci vuole una generazione che fa un po' la sintesi di tutto quello che è stato fatto, che imposta un po' la strada da seguire diversamente. Perché lui, Nkrumah, quello che è stata la sua grande capacità è quella capacità di dialogare con il popolo. Entrare, lui le voleva, non che ci sia delle persone che decidono al posto del popolo, ma che il popolo decide. Ma per decidere, lui ha messo anche dei meccanismi per formare prima il popolo, informarlo, farlo capire cosa sono in gioco e così può decidere da solo. E quello è importante. Penso che per noi, vedendo le difficoltà che lui ha avuto, le formazioni che lui ha fatto, noi che siamo gli studenti africani oggi, sicuramente che ci vuole un nuovo Nkrumah che rilancerà un po', perché le capacità ne abbiamo, le competenze ne abbiamo. Allora bisogna che ci sia almeno una generazione che rilancia un po', ridà il colore dorato all'immagine, al percorso che ha lanciato Nkrumah. Grazie. Se non ci sono altre domande, una domanda soltanto voglio chiedere a Don Magmari. In questo passaggio, questo viaggio con Nkrumah, una cosa, due cose che hai preso, no, da questo studio che hai fatto con Nkrumah.
La il volu, il sì. La prima sarà quella di mantenere il contatto con le persone che noi pretendiamo aiutare, sentire prima cosa loro cercano per non decidere al posto loro. E la seconda è la convinzione. Noi abbiamo oggi il rischio di avere delle convinzioni che non sono convincenti, nel senso che non si sa in realtà qual è la base che seguiamo. Abbiamo tante cose per se noi un po' riuscire a fare una sintesi che diventa in realtà convinzione. E se diventa convinzione, attaccarci a quello lì e poi andare avanti. A me quei due elementi che ho preso da Kuma, la capacità o l'invito a parlare prima con tutte quelle persone che noi vogliamo o pensiamo o diciamo che aiutiamo, per sentire cosa ci chiedono loro, che loro partecipano, che loro diventano protagonisti del cammino loro con noi, non noi al posto loro. E poi riuscire a farci delle convinzioni forti, che devono essere in realtà la convinzione, un po' la sintesi di tutto quello che noi abbiamo raccolto nella nostra esperienza. Grazie mille, Don Mutangala, Mark, sì, per questa bellissima informativa presentazione. E do la parola a John Paul di concludere questa sessione. Va bene, un ringraziamento di nuovo a Mutangala Mark per questa bella presentazione, anche a voi per la vostra partecipazione attiva. E dopo una lezione così profonda ci vuole una pausa, no? Almeno una pausa un po' prolungata. Ecco che riprenderemo la nostra conferenza tra 3 settimane, cioè 21 aprile, con la figura di Patrice Lumumba, che verrà presentata da Daniel Omatu. Quindi questo per darci lo spazio per godere la festa, no? A Pasqua e tutto quanto. Buona serata a tutti quanti. Vi aspettiamo prossimo mese, eh? Sempre lo stesso orario. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ciao, buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.